Signore e signori, buonasera. Siamo sempre qui in Alta Terra di Lavoro, Castrocelo, a Castrocelo. E vedete con me un personaggio che ormai ci tiene compagnia molto spesso con i nostri programmi, ed è Benedetto Vecchio. Ciao Benedetto, come stai? Ciao a tutti. Tutto bene? Sto molto bene. Come vedete non mi annoio, mi sono messo a fare altro, che adesso ci parla. Oggi Benedetto però qui sta in una veste diversa, non sta nella veste di cantautore, di musicante, di cantore e di sanfedista laborista con la chitarra, ma sta in una veste diversa, come artigiano in commo, e possiamo dire che è un presepista dell'Alta Terra Lavoro, di Nicola Sammagna, di Rocca Secca. E perché? Perché Benedetto si diletta, poi ci spiegherà e ci farà vedere che cosa ha realizzato, a fare presepe, quindi lui ha fatto tutto. Benedetto, come nasce questa passione? Ma la passione per il presepe, cioè, fin da piccolo ce l'ho sempre avuta, ma diciamo noi con il gruppo, con i ragazzi, facemmo un disco con Marco Iamede, Marco Tomassi, un disco che si chiamava Seguendo la Stella, tant'è vero che questa mostra con il sindaco di Castrocelo, con Gianni Fernaccioli, la chiameremo proprio così, Seguendo la Stella. Ripartiamo 20 anni dopo dal disco. Perfetto. Con le musiche che noi abbiamo voluto, chiaramente sono le musiche, come dici tu, legate al nostro sud, legate a Sant'Alfonso, al nostro regno, alla nostra identità, e insomma, che dove la natività, il fatto del presepe è molto, molto, come si dice, sentita questa cosa, no? Qui in Alta Terra di Lavoro cerchiamo di dare gli echi a questa cosa molto, molto bella, secondo me, il fatto del presepe. A me il fatto del lockdown, sono 2 anni, ci fanno suonare poco per le cose che sappiamo. Io chiaramente sono un musicista prima di essere qualsiasi altra cosa, ma ho voluto fare questo richiamo con quel disco, Seguendo la Stella, lo ripeto, e dare proprio un volto all'idea di questi presepi. Questo è un presepe napoletano. Aspetta, ma ne parleremo. Okay. Ma come c'è? Ma tu, come tantissimi cantanti, tantissimi autori, vai a vedere chi ci sta, chi poi disegna, chi fa sculture, per dire. Tu invece costruisci, fai pastori e presepi. Come mai? Pittore, ma da quando sono tempo? Sono anche però? Pittore e scultore. Però da poco o da tanto che tu fai queste opere? No, i presepi che mi sono messo all'opera sono 2 anni. Con il lockdown, con l'avvento del lockdown mi sono chiuso dentro, ho avuto questa reazione e mi sono praticamente immerso in questo. Cioè tu praticamente solo da 2 anni hai realizzato queste piccole e grandi opere d'arte che poi ci spiegherai. Sì, quindi non è dalla, cioè tu praticamente hai coltivato una passione dall'infanzia come tutti noi e l'hai trasformata in... L'ho trasformata in quello che vedi adesso, ci sono anche altre cose lì. Tra l'altro, come puoi vedere, abbiamo un baule, vabbè, vedremo tutto dopo. Un baule della zona dell'800, 1840 originale. Sì, poi ce lo dico. E poi per ne me parleremo. Quello è il baule di Babbo Natale, perché quello deve servire per... Vabbè, tu sai che per noi presepisti, San Nicola, oppure noi sembra che ci con la cultura della Befana. San Nicola, Babbo Natale è diventato da grandi, ma noi quando era mia creatura, a me era la Befana che portava i regali, non a te. Non, a me, a casa mia, i miei figli, oggi sembra che è cresciuto comunque continuando a fare con la Befana. Confermo quello che stai dicendo. Allora, Benedetto, cominciamo adesso a farci vedere queste due opere d'arte, perché sono rimasto sorpreso come sono entrato. Cominciamo con la prima in senso... Questo è un villaggio che potrebbe essere uno dei nostri villaggi della zona, come puoi vedere. È tutto realizzato completamente in sughero di grana fina, quindi era molto raffinato, non è diciamo sughero da battaglia. E chiaramente tutto tagliato e montato a mano, tutto incollato, lavorato, decorato, stuccato. E questo sughero dove l'hai riuscito a trovarlo? Lo hai acquistato? A Napoli ho trovato un sughero di buona qualità. Alla fine sempre la capitale? Sempre la capitale, anche in zona ho trovato qualcosa, però insomma i materiali me li scelgo io, insomma poi... Ma tu questo tuo studio, cioè questa tua passione che nel costruire presepi, è partita anche da studi? Beh, io ho frequentato molto San Gregorio Armeno, chiaramente, vado spesso a Napoli per vedere, non informarti, una brutta parola, ma per vedere chi questo mestiere lo ha sempre fatto. Io
l'artista ruba, se no non può essere artista. No, nel senso, per capire come funziona questo mestiere, io non è che devo fare questo di mestiere, insomma, ripeto, io sono, prima di tutto mi reputo un musicista, poi mi piace molto ogni forma di arte, scultura, io sono anche un disegnatore, pittore. E quindi hai fatto pure i pastori qua? No, questi sono in resina, li ho trovati, fatti, chiaramente li ho adattati al paesaggio. Quindi questi. Qui hai fatto soltanto la... Tutto, ogni cosa. E i pastori no però? Le casette, i pastori no però? No, i pastori questi no. No, i miei angeli di sculpiti, sì. Quelli li ho fatti io proprio... Ah, ecco qua, questi sono gli angeli. Sì. Questi qua li hai fatti tu invece. Sì. Questi, poi quest'altro, guarda. E accendi la luce, se no... Sì, questi angeli qui, questi lì. Insieme a Grazio, un amico, facciamo la fusione, diciamo, del gesso, poi io gli faccio questa decorazione proprio a mano. Un trattamento, come puoi vedere, bianco e oro, che diventano praticamente molto preziosi. E allora parliamo direttamente di questo famoso baule, poi parleremo degli altri pezzi. Questo è un baule, diciamo, a me mi risulta che è siciliano, viene dalla Sicilia, è del 1840. Sì, è barocco. Sì, è 1840. E chi ce l'aveva? Io ce l'aveva la mia parente, me l'ha donato l'anno scorso quando ho fatto la prima esposizione di questi presepi. Perché secondo me, tra l'altro c'è anche l'imbottitura originale, questo baule per me l'ho visto come il baule di San Nicola, il baule di Babbo Natale, insomma, per portare i doni, quindi simbolicamente rappresenta questa cosa, e l'ho voluto inserire in questa mostra. E questa qui, quindi la Sacra Famiglia l'hai fatta tu invece? Sì, questa l'ho... E su cosa si appoggia? Una pietra levigata, quindi è stata montata tutta così... E mentre invece il materiale dei pastori di Maria e San Giuseppe, com'è? Col bambinello? Questa è una resina fusa. Ah, quindi è fatto in resina. Sì, sì, sì. Passiamo a quest'altro altro pezzo che vedo che poi alla fine sono un po' tutto diverse, non sono tutti uguali. No, assolutamente diversi. Questo è un presepe napoletano al 100%. Cioè, nel senso, come vedete, tipico del presepe napoletano, c'è il forno, c'è la fontana, tra l'altro funzionante, che mo attaccami e ti faccio... Faccio anche vedere, può pure parlare con la lingua nostra, non ci sta problema, lo sai. Sì, non ce ne importa niente. Qui abbiamo la fontana che dove esce l'acqua. Il fontanile, vedi, ci sta il maniscalco, ci sta la signora che è andata a pigliare l'acqua, ci sta il signore che ha sentito questa natività e è uscito da casa, ci abbiamo il balcone con i mobili dentro casa, come vedete, con la terracotta, per terra, i mattoni di terracotta. E questi qua tutto tu hai fatto? Sì. Anche qui l'unica cosa che hai comprato sono i pastori o li hai fatti? No, questi li ho comprati. Questi sono solo i pastori? Questi li ho comprati perché chiaramente non sono attrezzato per creare direttamente le cose in terracotta, non ho il forno. Però mi piace anche comprare delle cose di qualità fatti in un certo modo, insomma, come questi personaggi che stanno... Ho capito, ho visto dentro che sei riuscito a fare pure una tipo grotta, insomma. No, quella è stata lavorata proprio come se fosse una grotta. Complimenti. Sì. Qui invece cominciamo ad andare un po' sulla moda... Non manca... Il zambognaro, non ci manca mai. L'elemento che ci lega a questo territorio la Lazio Sud, per ci capire, la zampogna, oppure l'altra terra di lavoro, che poi era caratteristico terreno. Il ragazzo che esce da casa con la zampogna per annunciare... Che poi era caratteristico terreno, perché se quando vai nei musei a Napoli di zampognari che arrivavano dal Molise, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia... Sappiamo tutto, il disco seguendo la stella parla proprio di... Esiste anche un facemmo all'epoca un documentario che si chiama, sta su YouTube, Seguendo la Stella, che è un cortometraggio che dura, mi pare, 15 minuti. Ho capito, che sta su YouTube, però si vede, si capisce proprio quell'attività che dici tu, che i zampognari di questa zona hanno fatto questa attività fino e finisce ad Apricena nel Gargano, che è appunto... Sì, che è quello, poi arrivavano tutte le sere. Eravamo noi stessi che stavamo suonando per strada. Questo è il tempio romano che è appunto... Diciamo, caratteristico del periodo appunto di quando è nato. Sì, quindi in questo momento è come l'hai fatto diventare una specie di re dei re, e quindi l'hai messo dentro un tempio. L'ho messo nel tempio, assolutamente. Il tempio mi piace proprio di te. Poi, come puoi vedere, è rosa e argento, con i colori che mi piacciono, questi colori caldi così. No? E me l'ho detto, questo qui, invece... Questo è un casolare. Questo è stato forse il primo presepe importante che ho fatto l'anno scorso. È un casolare tipico della zona, cioè a due piani con il piano sotto dove c'erano gli animali,
tipico del Settecento, ma di tutta l'area del Casertano, pure del Lazio Sì, Sud. sempre terra di lavoro, Terra di bene, lavoro, terra di lavoro. Lazio Sud, Casertano, alla fine non Come si puoi vedere, ci dice. sono i portoni funzionanti perfettamente, questi Infatti tu, in sì. legno, tutto, pure in Quindi. battocchio. E qui abbiamo diciamo, il piano superiore dell'abitato con i mattoni di terracotta, come puoi vedere, e si vede all'interno, si vede il camino col tiraggio, proprio con, ci sta proprio Cioè, proprio hai fatto una cosa, tutto curato nei minimi particolari. Quindi poi qui E hai. qui al lato abbiamo, qui al lato ci sta la stalla, diciamo, di questi Pure. animali. Sì, sì, giusto. E quindi poi hai ripreso pure la moda Non che manca la sono. guerra, perché ci sono i pezzi di muri di case diroccate, perché qui ci sono stati bombardamenti, quindi Purtroppo sì, ma non qui manca. purtroppo le guerre, tutte le guerre della storia sono I passate di qui. fontanili sono quelli che si trovano pure qui a Caprile, a 2 chilometri da qua, sono i fontanili del Quindi li hai. 700. Questi sono partiti nel 700, sì. Sì, sono fontanili del 700 con i rosoni. Come, potrai vedere che qui abbiamo il giglio che è tipico del casato del Borbone, eccolo qua. Casate tutti quanti, è Sì. il giglio di tutti quanti nasce Angioino, Capetingio, proprio tutto il regno Sì, di però Napoli. comunque il E giglio. questo invece poi ho visto che hai ripreso pure la moda che nacque nel 700 a Napoli, che praticamente con l'avvento degli Gli scavi di scavi di Pompei, gli scavi di Ercolano e del Pompei Colano e venne Pompei, inserito nel e quindi presepe. Venezia del presepe. Quindi tu hai anche in questo caso. E che materiale è questo? E questo qui è tutto, questo addirittura non è solo sughero, questo è stato costruito, ci è voluto 1 mese e mezzo per fare questo presepe. Ho fatto prima tutta la struttura in legno, tutta in legno, e poi è stato rivestito così. Ah, quindi. Cioè, qui ci può andare abitare, insomma, cioè, veramente è stato anche le scalinate, come stavate, è fatto tutto a mattoncini, tutto di legno, fatto, capito? Poi mi sono inventato pure queste cose così, piccole natività Nel vetro. nel vetro, appunto, sì. Quella è la Sacra Famiglia, la grotta. Queste sono, diciamo, casette natalizie che io ho costruito, chiaramente comprando In cui ti dei. sei ispirato più al Sì. territorio che sta molto nel nord dell'Abruzzo, anche nel nord Ma queste Italia. sono casette nordiche che si Sì, intonano un sì, po' con sì, sì. Natale, però comunque ho comprato i pezzi e li ho assemblati. Diciamo, questi invece creati dall'A alla Z proprio, cioè questi piccoli presepi, compreso questo. Questa Proprio. natività, insomma, la Sì, Sacra Famiglia. Poi completamente. Vabbè, questo l'ho detto, questo è terracotta, però, questo è terracotta, vedi? vedi. Questi sono in terracotta, cioè sono Ma questi qua li hai assemblati. fatti tu? Sì, questi sono Questi i fatti. pastori li hai fatti tu? I pezzi no, non li ho cotti io, cioè ho preso i pezzi, Li hai assemblati? testa, no, sono andato a Napoli, a San Felice, ho preso i pezzi, stessa cosa questi qua. E sono vestiti, come sapete, sono fantocci vestiti, cioè sono assemblati E vestiti. questo è il classico zambognare con gli scarpitti ai Sì, piedi, e esatto. quindi. Beh, questa è proprio la cioce, però, con la punta sua e la cioce. È alla punta, Sì, però questo questa qui è scarpitto non è scarpitta. cioce. Eh? Sì, Queste sono scarpitte. gli scarpitti sono quelli che è molisani oppure. Vabbè, e questo qua è. D'altronde, io so, penso, sono andato a Međugorje in bicicletta. Andai a Međugorje in bicicletta e nelle montagne in Bosnia che è croata abbiamo trovato. Sono i pastori con gli Sì, vabbè, scarpitti sono ai piedi. antichi calzari, In diciamo, Romania, quelli che chiamano cioce, diciamo da queste delle parti, montagne le cioce sono quelle che hanno la punta girata così, invece e questa capito. qua Ma io direi altri pezzi andare sì importanti sì potrebbero andiamo a essere. faccio che noi praticamente quelle poi si portavano da Bologna fino a Reggio Calabria e questi altri pezzi qui vedo un'altra Natività, Sacra Famiglia, vedo Sacra che Famiglia, ogni pezzo è originale però tutto tutti diverso dagli diversi, altri, non ce n'è uno nessuno uguale all'altro, assolutamente. Questo è bellissimo. particolarissimo, c'è l'oro, scusa, No, vai, dimmi, come vedi vai, ci stanno spiegami. le travi in oro particolare, comprese le decorazioni sul sughero, e quindi è un po' sperimentale e nordico nel senso che ci sta la neve alla fine, no? Quindi Sì. ci sta questo elemento della neve. E, beh, questo è un piccolo villaggio, come puoi vedere, che potrebbe richiamare questi paesi anche dove c'è il mare, perché, capito, con queste casette che arrivano a punta sullo scoglio. Ah, quindi hai fatto praticamente, hai unito il mare con la montagna. Vedo che poi curi tutto nei minimi particolari, però è sempre presente le decorazioni dorate o sgargianti nel simbolismo del re dei re, insomma, che Assolutamente, nasce. assolutamente sì. Il Natale è oro, io lo vedo, oro e argento. Quindi è perché è una festa legata a Questa è bellissima pure questo qui. Questa è una capanna, come puoi vedere, la puoi guardare in tutti i suoi angoli, e anche i personaggi, anche, diciamo, come puoi vedere, gli animali sono di dimensioni,
reali, insomma, come si dice, sono i grandi pastori, insomma, con quelli di altezza media, perché questi sono personaggi di un certo rilievo, nel senso che sono fatti bene, non sono comuni. Questi pure li hai presi tu? Questi me li sono cercati a Napoli, sono andato a cercare proprio quelli di buona fattura, mi sono cercato diciamo questi personaggi fatti in un certo modo, come puoi vedere non c'hanno neanche del basetto sotto, sono proprio fatti, cioè come quelli del presepe, cioè si usano il presepe napoletano. Qui ci sta quest'altra Sacra Famiglia, pure molto belle, pure questi. Questa pure è una piccola capanna, un po' più piccola di quella, ma sta, se tu vedi c'ha la stessa definizione. Cioè nel senso che ci sta la mangiatoia. Vedo che c'è la mangiatoia, cioè, dentro, ci sono muretti, bravo, visto. Secco fatto in un certo modo, la legnaia di lato. La Sacra Famiglia è presa, qui pure è diverso, però non ha, tutti i pezzi veramente originali, nessuno lo uguale all'altro. Prima di parlare di questo, vediamo. Questo qui invece, qui l'hai fatto proprio. Questo è questa, proprio diverso. Questa è una natività nell'arco. Però, come puoi vedere, è un arco decorativo, semplice, con un cordoncino, ma a differenza di quell'altro invece che, come puoi vedere, richiama... È tenerissima questa... proprio, sembra proprio una famiglia, il padre, che il marito che mette la mano sulla spalla di Maria che sta facendo dormire il bambinello. È bellissimo. Sì, no, c'è una sensazione di pace, tranquillità. E infatti, come puoi vedere, molto umano, devo dire, in questo caso l'elemento che prevale, diciamo, è questo colore verde acqua, che secondo me nobilita questa composizione. Qui un'altra Sacra Famiglia diversa pure dalle altre. Sì. In questo caso c'è pure la neve sopra. Qui c'è la neve. Questa è un'opera molto, molto imponente, no? Con questi muri romani, addirittura con questi gessi. Sì. Che riprendono l'arco, e diciamo che è una natività di dimensioni abbastanza importanti, questa qua. Comincia ad essere anche illuminato l'arco. Qui proprio la presenza classica, diversa da quell'altra. Questi sono molto raffinati. E vediamo questo qui. Questa è la grotta. Questa è proprio una grotta, come puoi vedere, lavorata completamente in scorza di sughero. Sughero e scorza di quercia, no, di canna sciocchezza, scorza di noce, questa qua. Noce addirittura? Sì, questa è noce, scorza di noce, scorza di cosa, quindi praticamente scorza di sughero. Queste le trovate da noi o sempre acquistate? No, queste le ho acquistate, però le ho dovuto modellare, come puoi vedere, per incastrarle tra di loro per creare la grotta, no? Sì, ho visto. Per creare questo effetto che dà proprio l'effetto di una grotta vera. Sì, effetto. La base? Questo è sughero in grana. Ah. È grana di sughero questo qua. Con una base in legno da 2,5 cm sotto. Una base in legno, chiaramente con effetti oro, come stai a vedere, per mobilitare la natività. Devo dire, sono molto soddisfatto di quest'opera. No, vedo che effettivamente hai fatto un bellissimo lavoro. Allora, Benedetto, mi dicevi che tu l'hai fatto per passione, però... Chi volesse pure acquistarlo per recuperare le spese almeno del lavoro, sì, sono tutti in vendita. Assolutamente. Quindi, sì, perché no? E... qualsiasi artista che fa delle opere, poi. Bisogna dare valore a quello che si fa. Diciamo che qui dove sei ospite? Nel comune di Castrocelo. Nel comune di Castrocelo stiamo facendo questa mostra, ripeto, si chiama Seguendo la Stella. Adesso devo dire che sono molto contento di quello che stiamo facendo insieme al comune di Castrocelo. E quindi questa è diciamo che quindi bisogna ringraziare pure il sindaco Gianni Fandaccione che ti ha permesso. Bisogna ringraziare il sindaco, bisogna ringraziare anche Silvano Martini che ci ha messo a discussione questo locale che è suo, il proprietario del bar, che chiaramente stiamo facendo tutto questo per promuovere al meglio il Natale, portare un po' di gioia, di allegria, anche magari facciamo venire i ragazzi dalle scuole. E soprattutto cercare di non far morire la tradizione del presepe, che negli ultimi anni è un po' troppo attentata dall'albero di Natale, che non è una tradizione. Già quando facevo il disco Seguendo la Stella, che c'è un Natale pensato solo sul consumismo non ha futuro. Ma infatti pure diciamo che è legato pure anche l'albero di Natale è legato molto al consumismo. Consumismo. Che non è che dobbiamo cambiare assolutamente. Il Natale
sicuramente è consumismo, però no, l'elemento di base non è quello. È il sacro rappresentato dal presepe, la tradizione rappresentata dal presepe. Rappresenta ben altro, quindi per questo ci tengo molto, come tu vedi, ogni singola natività è molto, come si dice, non sofferta, ma è particolare. Ogni natività, anche in miniatura, come quella per esempio, no? Ma ci sta sentimento. Vedi, il gioco delle luci. C'è la fede. C'è la fede, per far risaltare quello che è quel momento, no? Quindi anche in miniatura, ma forse sì, io parlerei più di sentimento di fede, perché se non è... Quindi Benedetto, questi personaggi non sono, diciamo, da supermercato o mondo cinese, vengono tutti sanguinamente e scelti con cura. Esattamente, come puoi vedere, quelli sono stati proprio personaggi, i pastori vengono tutti da sanguinamente. Esatto, e soprattutto come puoi vedere, il bue e l'asinello sono di dimensioni in un certo modo. Tu sai che noi facemmo qualche anno fa un bellissimo convegno, sì, a Caprile sul presepe napoletano, vennero i sedili di Napoli con Giuseppe Serroni e Don, il responsabile di Edi del Domenicano a Napoli, di cui mi sfugge il nome, sicuramente mi perdonerà, e ci spiegò pure la differenza tra presepio e presepe, e ci sono stati dei libri in bocca, sono cose diverse. Ripeto, io sono molto attratto da questo tema, ci sto ancora oggi. Quindi ti possiamo dire che ormai sei diventato anche il San Martino dell'alta terra di lavoro. Mi piace molto questo artigianato legato a questo tema qua, insomma. Vabbè. Quindi tutti i pezzi. Uno, siamo rimasti bambini, forse, non lo so, perché quando uno è ovvio. Uno rimane legato al tema del Natale, la Befana, queste cose qua, forse un po' rimane per fortuna, si resta un po' bambini, dai. Sì, sì. Allora, Benedetto, fino a quando ci sarà la mostra? La mostra è fino al 7 gennaio, il 6, dopo l'Epifania. Allora, un saluto ai nostri spettatori. Vi aspetto a vedere questa mostra di presepi e di oggetti legati alla tradizione natalizia, e quindi vi aspetto qui a Castrocinio. Non ci lasciate, perché alla fine di questa intervista passerà quel video che ci ha detto Benedetto, che sta su YouTube. Grazie Benedetto, grazie di tutto e complimenti ancora. Vi aspetto. Avvicinandosi la festa di Natale, partono per annunciare a tutta la gente che sta per nascere ancora un Messia. Ma ve a mente quando era piccirillo? Regalo, caramello, cioccolato e lo presepe dentro a casa mia. All'albero di Natale una cometa, gli magi ne seguirono la scia per portare in dono oro, incenso e mirra nel giorno della Pasqua Epifania.
angeli cantavano venite santi. È nato Gesù bambino alla capanna. Oh, venite a togliere qualcosa, ya. Biscotti, quello che volete, ya. Venite su. Non mettete brogna. Vai, vai, raga, tranquilli. È arrivata una volta una parola, visto? Come vede Natale, con senza denaro, come fumo una pipa e mi vai a cuccare. Voglio qualche gelato nel posto. È nato, figlio di Dio che ci ha creato. È nata cielo aperta sulla stella per coperta. E dentro una capanna stavava una figlia da Sant'Anna. Che giorno è d'allegria per Giuseppe e per Maria. Bellezza maggiore città, si è incarnato il verbo di Dio, lasciando a Maria la verginità. Cosa importante, tuo padre, lo figlio e lo spirito santo. Cosa importante, cosa importante, tuo padre, lo figlio e lo spirito santo. Gravità fossi regina, luce lì stelle faciste stupire. Quando l'Intesa e Giuseppe del Bote cercavano luogo per far dormire. Cosa c'è prega, Giuseppe e Maria ci cerca la fede. Cosa c'è prega, Giuseppe e Maria ci cerca la fede.
חדש מח תתמח אותך תווה שביינך היך תשמיה אפה הרב וואם אללה וואם תשום אמן יום ושוך יאו אמן נעיב היך נעדף חמה שבחן אלא יאו Hawlai taylan lanashina Yala pasan me bishwar hanan